quel punto si vede che il sassofonista che l'aveva proprio maltrattato la volta precedente uscì dal locale, c'era un fiume, prese il suo sax e lo buttò nel fiume perché aveva capito che era finito di suonare. Lui divenne il più grande musicista di classico del jazz, forse tuttora si può considerare il più grande sassofonista della storia del jazz. Ha avuto una vita difficile per la droga, è morto un giovanissimo, 37 anni, proprio per la droga. E spesso i musicisti giovani andavano da lui per chiedergli dei consigli. E sono belli questi aneddoti, perché possono essere utili anche a voi. Ai giovani musicisti che gli chiedevano consigli, Charlie Parker raccomandava: imparate tutto quello che potete sulla musica e sul vostro strumento. Poi, quando siete sul palco, dimenticate tutto e suonate. La lezione, insomma, è che lo studio, invariabilmente matto e disperato, come diceva un nostro paesano, anche per un ragazzo di Kansas City, è importante, ma non basta. Per poter improvvisare, quindi lanciarsi, no? Anche nella scrittura, bisogna dimenticare, il che non è facile. Noi ci preoccupiamo molte volte di imparare, ma bisogna imparare anche a dimenticare, che è un'operazione difficile, perché proprio in quella fase viene fuori la nostra natura. Anche John Coltrane, amatissimo anche dai musicisti di oggi. Era un ragazzo timido, chiuso, parlava poco. Negli anni 50, nella seconda metà degli anni 50, arrivò così, quasi per caso, ma proprio perché era un sassofonista molto bravo, nel gruppo più importante del mondo di quei tempi, il gruppo di Miles Davis. Quindi, per un giovane, arrivare nel gruppo numero uno del jazz in America era sicuramente un'impresa, no? Che gli avrebbe procurato tanta gioia. Ebbene, nel 60, dopo aver lasciato il gruppo di Miles Davis, lui era arrivato in questo gruppo, va da Miles Davis un giorno e dice: senti, basta, non me ne frega più niente di questo gruppo, perché voglio fare un gruppo mio. Realizzò quindi un sogno che coltivava da tempo, cioè di avere un quartetto tutto suo. Il fatto interessante è questo. Uno cerca di immaginare cosa può accadere in una situazione del genere. Pensa a questo ragazzo che mentre suonava
sognava di fare questo gruppo suo, arriva, ormai se però contemporaneamente sogna il gruppo suo, questo finalmente si realizza, pensa a tutta la dedizione che ci vuole, alla fatica e alle prove necessarie per arrivare a suonare una musica che è ben chiara nella mente del leader. Ebbene, tanto per cominciare, Coltrane, prima di salire sul palco, non comunicava mai ai suoi musicisti la scaletta dei brani. Quindi questi qua non sapevano mai che cosa si sarebbe suonato. Per di più, iniziava a suonare pretendendo dei suoi compagni che lo seguissero. E il bello è che faceva la stessa cosa anche con i pezzi nuovi, dei quali i suoi compagni non avevano la più pallida idea. Se vogliamo, era un modo per costringere i musicisti del gruppo ad avere delle limitazioni, quindi a cercare continuamente idee nuove, ad avere la forza e l'intelligenza di guardare al di là di se stessi, oltre ogni apparenza delle cose, oltre la stessa realtà, persino oltre la ragione. Allo stesso modo, se vogliamo trasferire questo nel campo della letteratura, cercare con qualche artificio delle buone idee non sarà un fatto decisivo per la riuscita di una poesia o anche di un racconto, ma